ci sei, son fatto a modo mio e mi diverto solo a dire quello che mi va. Si dice che la musica è tutta bella, ma anche quella brutta io però l'amo troppo per dire che è bella, se non è la musica è l'anima. La musica vera, la musica soul, la musica vera che può essere anche un rock. La musica è vita, la musica soul, la musica vera che dall'anima viene su. La musica vera, la musica soul, la musica vera che può essere anche un rock. La musica è vita, la musica soul, la musica vera che dall'anima viene su. La musica è l'anima, la musica è l'anima, la musica è l'anima, la musica è l'anima. Buonasera! Buon anno! Buonasera e buon anno a tutti! Siamo con voi in diretta stasera, eh? Qualcuno ha detto la settimana scorsa ci hai mollato è lì. È vero però. E invece però mi hanno detto che c'è stato tanti amici che ci hanno seguito anche durante la serata proprio dell'ultimo dell'anno. Quindi abbiamo praticamente iniziato l'anno con voi, la mezzanotte l'abbiamo fatta insieme. Noi però non eravamo qua. Non eravamo qua. E allora buon anno a tutti da Musica Vera, ovviamente da Luciano Nelli, e buon anno anche da Paola Belloni. E dalla mia orchestra! Dell'anno è passato, sì, adesso loro sono rimasti con la musica lì della mezzanotte. Certo. Va bene, il nostro è Roberto Gabrielli, tastiere, basso Paolo Ardinghi, alla batteria Adriano Baldi, il mio storico sassofonista Vittoriano Venturini e mio figlio Canzionelli. Questa è la mia orchestra. Abbiamo avuto una grande soddisfazione, abbiamo passato un capodanno meraviglioso, è stato bellissimo. E come avete sentito, io fino a mezz'ora fa stavo dormendo lì in una panchina e la Paola è venuta da me e mi ha fatto oh. Io ho detto che è già arrivata la Befana. E infatti, guarda, a proposito, ecco, ti voleva salutare. Ma intanto io voglio presentare questo, è un trio, ma a volte diventa una grande orchestra, a volte e sono Roby, che viene da Milano, e poi Sonia. E Marco, che normalmente il trio come si chiama? A volte come fa? Compagni di viaggio, che non sono mai tre e basta, a volte sono tre, a volte sono quattro, cinque, si collabora anche con l'amico Mas Negri. Tra l'altro hanno delle cose bellissime, perché tra l'altro diciamo poi intervisteremo Marco, perché ha fatto delle cose belle anche per tante orchestre di tutta Italia come autore. Soprattutto mi hanno detto, e io l'ho sentito, mi hanno detto che sono bravissimi musicisti, la Sonia è una brava cantante, quindi vabbè, facciamogli un bel applauso, dai, benvenuti a Musica Vera. Mi sposto, dico qua il gioca con noi, e andiamo con un'altra bella canzone che questa volta ce la cantano proprio tutti e tre, il trio che si chiama Compagni di Viaggio, sono Sonia, Roby e Marco. E ci cantano Prego. Tre campane, è una bellissima canzone storica degli Scola Cantoni, eccoli là, Tre campane. La cala il vento nella valle, un mattino come tanti nasce un uomo. Lui ha un solo giorno e tutti quanti stretti intorno che lo portano alla chiesa. La
campana del villaggio. Oggi suona anche per lui ed il cielo è come un fiore che si apre agli occhi suoi. Ma la gente che lo guarda pensa a un altro come noi. Hanno scelto già il suo nome, la campana suona ancora mentre il sole se ne va. Di una vita che sarà divisa in due, e l'amore la compagna, ma la vita è tutta là. Sarà il vento nella valle, la campana suona ancora mentre il sole se ne va. La campana del villaggio oggi suona anche per lui, un riposo tanto dolce non lo aveva avuto mai. E la gente che lo amava non ci pensa quasi più. Cala il vento nella valle, la campana suona ancora mentre il sole se ne va. Cala il vento nella valle, la campana suona ancora mentre il sole se ne va. Bravi, molto bravi. Che bravi, bella ragazzi. Canzone, complimenti, complimenti. È un bel trio, bellissime sì. Voci, complimenti, le oltre che si cioè, fondono anche c'è bene anche insieme, l'estetica, davvero, quindi va sì. Bene. Ok, onoriamo i nostri sponsor, da qua mandiamo un piccolo spot pubblicitario e poi torniamo subito con voi. Spot pubblicità. Grazie. Vai. Impianti a... Bene, ok, interrompiamo qua il Canta con noi e io direi di invitare di nuovo i compagni di viaggio. Eccoli. Venite qua, qua tutti e tre. Che ci fanno ascoltare un bel medley, un bel medley di Massimo Ranieri, va bene? Allora, Roby, Marco e Sonia, i compagni di viaggio, con un medley di Massimo Ranieri, vai così. Volevo stare un po' da solo per pensare, tu lo sai. E ho sentito nel silenzio una voce dentro me. E tornan vive troppe cose che credevo morte ormai. Che ho tanto amato
miei occhi è quello che mi manca. Nel mare, nel silenzio, ritorna come un'ombra, mi manca, sai, molto di più. Ci sono cose in un silenzio che non aspettavo mai. Vorrei una voce ed improvvisamente ti accorgi che il silenzio ha il volto delle cose che hai perduto. E io ti sento, amore, ti sento. Sai molto di più. L'erba di casa mia, mangiavo in fretta e poi correvo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone. Che dicevi piano, amore mio ti amo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri libri ad aspettare. E mentre io ti insegnavo a far l'amore, come un acerbo fiore, finì la tua canzone. Un'altra primavera, chissà quando verrà. Per questo dalla vita prendo quello che dà. Amare un'altra volta, ecco cosa farò. Come l'erba, come il fiore, e mia madre mi baciò come fossi il primo amore. Nasce così la vita mia, come comincia una poesia. Io credo che lassù c'era un sorriso anche per amore mio.
complimenti, complimenti, bravi, bravi davvero, bravi. Volevo ringraziarti Luciano per averci dato questa possibilità di poterci esibire le prime volte in televisione. Ti ringrazio di cuore. Un po', normalmente voi lavorate nella zona di Como, Milano. Como, Milano, Svizzera dintorni, qualche locale del Piemonte, sì. E voi lavorate come trio, ma lavorate anche come trio, anche con un'orchestra. Con un'orchestra. Sì, ogni tanto andiamo con Max Negri. Con Max Negri e quindi. E poi come duo, come trio, in Svizzera, Piemonte, un po' tutte le balere, piano bar. Se ci chiamano anche giù in Sicilia a Caricattina. Andiamo, sì, andiamo anche lì. Vabbè, in Toscana sicuramente vi hanno ascoltato, vi hanno visto, abbiamo ascoltato sicuramente delle belle voci. Ma non è finita qua, perché dopo andiamo avanti, ci fanno ascoltare qualcosa che poi tra l'altro io ho proprio nel cuore. Va bene? Grazie a tutti noi, Luciano. Accomodatevi, ci vediamo dopo. Grazie, grazie. Roby, Sonia e Marco. Paola, vieni. Piano piano ci riusciamo. Io sono curiosissimo perché io ho avuto tanto tempo fa la fortuna di avere un disco prodotto proprio da un gruppo storico che sono gli ABBA. E mi hanno prodotto da Björn Asplid, eccetera, e mi hanno prodotto questo disco che si chiamava Italian Greatest Hit. Quindi quando i compagni di viaggio mi hanno detto che facevano un medley degli ABBA, sono rimasto estremamente contento. E quindi lo vogliamo ascoltare questo medley. Dai. Per tutti voi, compagni di viaggio, un medley degli ABBA. Grazie.
belle canzoni, ragazzi, queste sono canzoni indimenticabili. Venite avanti. Allora. E non come facevano i fratelli De Regge, ma bensì diversamente. Allora, io direi, vogliamo votare. Venite di qua, vieni qua. Vai Vanessa, ma salutiamo Vanessa. Ecco, Vanessa. Venuta a trovare. Maila, vieni qua Aurora, vicino a me. Aurora. Maila. Ecco qua, ecco, così facciamo le cose per me. Prima di passare alle votazioni, c'è una cosa importante, dov'è il microfono? Maila, perché è successo qualcosa di straordinario, se non sbaglio, è vero? I nostri ragazzi, come dire, cosa gli è successo? Sì, è una grande soddisfazione per la scuola, per la Talent School, perché il 6 di gennaio, per la festa della Befana, appunto la Befana del Poliziotto, saremo a Roma e fra tanti cantanti toscani hanno scelto Emiliano Mascagni e Asia Zigoli. Che bello! Ospiti con Gigi D'Alessio, Lucio Dalla e i Pooh. Insomma, niente da poco. Bene, sono molto contenta. È un grande successo, quindi veramente la scuola, come dire, cresce sempre. Poi sì, i ragazzi se lo meritano, i nostri bimbi. Sì, è vero. Va bene, allora è arrivato il momento di votare. Votiamo. Hanno cantato in due, basta, sì, praticamente. Sì. Allora, una canzone Antonio, che ha cantato Antonio, vediamo un po'. Vediamo 9, 9, 8, 8, 7, 8, sì. 8. E poi, abbiamo Filippo, che ha cantato anche, come se fosse Natale. Poi Filippo, che Born, ha cantato una canzone. Turn 7 7 7 7 9 8. Vabbè, mi sembra che però abbia vinto Antonio. Sì, ha vinto Antonio, quindi Antonio, sì, sì. Una volta vuoi venire a trovarci, se certo, vuoi la settimana prossima puoi venire qua da noi. Ma tanto è arrivato il momento di salutare, io direi di salutare questi meravigliosi ragazzi che sono i compagni di viaggio Marco, Sonia e Roby. Salutiamo anche Aurora. Salutiamo anche la nostra mascotte, eccola qua, Vanessa, che viene sempre con noi e ci fa veramente piacere. E poi ovviamente io voglio salutare Gigi Dal Monte, grazie di essere venuto, è stato veramente grazie, una Gigi, cosa straordinaria. Complimenti per la sua bravura, signorina, per la tua bravura. E poi voglio salutare questi due carissimi amici che sono Guido Paoletti e Enrico Rosselli. Ti saluta anche Maila, da parte mia, da parte della mia orchestra. L'appuntamento è tutti i giorni, come sapete, alle 12.45, quindi domani ci vediamo qua, oppure la settimana prossima. E noi la Befana dove saremo? Saremo a GB, a Bottegone, non mancate, Pistoia. Befana sera con l'orchestra di Lucianelli. Le altre date non ve le diciamo perché tanto avremo tempo e poi siamo certo, sempre in giro per il mondo. Però quelle che ci... Le toscane vanno dette. Festeggeremo la Befana insieme. Ecco, e quindi non mancate. Chiudiamo questo discorso sulla Befana. Grazie a tutti di essere stati con noi anche stasera. Un bacione, ricordate che ballando si vede meglio. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Storie così tu lo sai che impazzisco e sono geloso di te.